Una parola per noi. Commento al Vangelo della Domenica a cura di Don Piero Rattin. Buongiorno. A volte, viaggiando in auto, capita di restare a secco di carburante e da sprovveduti. Ma il peggio è quando le persone stesse restano a secco di carburante, cioè di fortezza interiore, di coraggio, che permetta di far fronte alla vita quando si fa dura e faticosa. Come si può trovarsi a secco? Da sprovveduti. Quel carburante è fatto di sapienza, di equilibrio. Restare a secco significa tergiversare di fronte alle scelte, oppure accorgersi dopo di aver preso decisioni sbagliate. È da sprovveduti. Quel carburante è fatto di costanza, di fedeltà. Com'è possibile restarne privi? È da sprovveduti. E dov'è che si può fare rifornimento di tutto ciò? Io pregherò il Padre mio, ci assicura Gesù in questa solennità di Pentecoste, ed egli vi darà un altro paraclito perché rimanga con voi per sempre. Paraclito è colui che dà fortezza, coraggio, sapienza, costanza ed altro ancora. Anzi, provoca e pungola se necessario. Chiedo scusa allo Spirito Santo, è lui il paraclito, se mi permetto di paragonarlo al carburante, ma è certo che queste qualità non le possiamo comprare al supermercato o in farmacia, ce le può dare soltanto lui. Ed eccone la prova. Gli apostoli di Gesù, quando il Maestro fu arrestato e ucciso, si erano dispersi per la paura. Sì, poi l'avevano visto più volte risorto, ma erano ancora dubbiosi, tentennanti. Ed ecco che a Pentecoste, mentre sono assieme nel cenacolo, si sente un rumore come di vento impetuoso e appaiono fiamme di fuoco sopra le loro teste. A quel punto l'impulso è così forte che escono per le piazze di Gerusalemme e cominciano a parlare di Gesù a tutti quelli che incontrano, e da quel giorno sarà sempre così. E non ci saranno né difficoltà né ostacoli che li potranno bloccare. Quale sarà il movente, il segreto di tutto questo? Lo Spirito Santo. Fortezza, coraggio, sapienza, costanza sono prerogative sue. È lui che le dà. Sì, ma a chi? A chi nella sua vita fa spazio non solo ai consumi, al lavoro, al tempo libero, ma anche e soprattutto alla spiritualità. Le occasioni per alimentarla sono diverse. Prima fra tutte il giorno del Signore, la domenica, l'Eucaristia. Ovunque ci si trovi, si eviti l'imprudenza di saltare questa occasione privilegiata di rifornimento. Poi la preghiera d'ogni giorno, meglio ancora se accompagnata dalla lettura di qualche riga di Vangelo. Insomma, per non trovarci a secco, diamo respiro alla spiritualità. Lo Spirito Paraclito ci è dato in abbondanza ogni volta che siamo disposti a farne rifornimento. Buona Pentecoste. Una parola per noi. Commento al Vangelo della Domenica a cura di Don Piero Rattin.